Un attimo. Questo è il quarto webinar di questa serie dedicata all'aggiornamento interno fatto da maestri di sport, al momento per i maestri di sport, e prevede una lezione, una conferenzina del nostro caro collega e importantissimo atleta di scopolo olimpico e anche allenatore che ha svolto un'esperienza dopo una vita nell'atletica qualche anno fa e ha fatto un'esperienza, come c'è scritto nel titolo, con l'Ascoli Calcio. Siccome sono due mondi che hanno avuto un'osmosi molto importante, prego Armando, grazie. Sì, l'esperienza è cominciata verso la metà dei primi anni del 2005-2006 e c'era Carlo Mazzone che guidava l'Ascoli e siccome sapeva che io ero amico di Vittori, Vittori era stato con lui sia con il Pescara sia a Firenze con la Fiorentina, dice allora dice, poi, insomma, Vittorio adesso è impegnato, se vieni tu a darci una mano e cominciai così ad aiutarlo. E mi occupai inizialmente soprattutto del settore giovanile, dove il rappresentante era Sandro Tiberi, un ex giocatore della Roma, che giocava da difensore negli anni 50 e 60, una persona molto avveduta e praticamente molto convinto sull'importanza della preparazione atletica nel calcio, cosa che non accade spesso negli ambienti calcistici, no? Danno sempre alla preparazione atletica spazi molto limitati, molto brevi, contestano spesso quello che uno fa, eccetera. Insomma, io invece ho trovato un ambiente molto bello, molto positivo. E in quegli anni, con il lavoro di quegli anni, abbiamo tirato fuori diversi giovani che hanno militato in Serie A, a parte Iachini e Scarafoni, ma insomma, gli Agostini, gli Stalloni, Lauro, i Danna, i Giorgi, il Destro che ancora oggi gioca, mi sembra, con la Fiorentina, no, o non sta più con la Fiorentina, sta con il Genoa, mi sembra, in questo momento. Ecco. Bene, entriamo subito nell'argomento. Sono tre i gruppi di attività che si svolgono in una società di calcio di oggi. C'è la prima fascia d'età che va dai 7 ai 14 anni che riguarda la scuola calcio, il pulcino, gli esordienti, poi c'è la fascia d'età 13-18 anni, giovanissimi allievi juniores, e poi c'è la prima squadra. Sono tre mondi molto diversi, dove sono necessarie competenze anche diverse. Io qui mi sono permesso di scrivere certamente più elevato livello per i primi due. Perché dico queste cose? Perché no, oggi il preparatore atletico della prima squadra prende 100, il preparatore della squadra del settore giovanile prende 5, no? Come compenso, voglio dire. E questo perché? Perché si ritiene che i più bravi sono quelli che devono allenare la prima squadra. Non è assolutamente vero, anzi è il contrario sicuramente, perché i giovani cioè nei giovani si lavora per costruire atleti del futuro. Nella prima squadra invece bisogna fare un lavoro completamente diverso, che poi vediamo. Ecco, per la fascia d'età, per il primo gruppo, quindi per la scuola calcio Pulcino Esordienti, sono queste le età della destrezza generale, quindi della scuola calcio, destrezza generale specifica della scuola calcio con i pulcini, la mobilità articolare, tutte le fasce d'età, invito soprattutto alla motricità rapida che si comincia appunto con i pulcini e con gli esordienti. È importante questa ultima annotazione della motricità rapida, perché come vedremo nel prossimo diagramma di Martin, che voi certamente conoscete, ecco, questo diagramma, ogni tecnico, ogni allenatore, ogni preparatore, eccetera, lo dovrebbe avere sopra il tavolo e consultarlo quando deve fare programmi, no? Perché ricorda quelle che sono le capacità fisiche, no?
sia le componenti psicomotorie sia le componenti condizionali. E come vedete ci sono delle età ben precise, no? Mentre vedete, per la rapidità, quello che dicevo prima, per la rapidità bisogna cominciare già a 7, 8, 9 anni. Quello è il momento importante dove è possibile sviluppare la rapidità, per quanto possibile svilupparla, perché sappiamo bene che è una qualità che è spesso da mamma e papà ai nostri giovani, e che insomma, per migliorarla non è cosa semplice. Comunque bisogna, per evitare che si assopisca con gli anni, no? Bisogna cercare di lavorarci subito, immediatamente, sulla rapidità. C'è tutto quel discorso, vi ricordate, che facevamo alla scuola sulle fibre bianche, le fibre veloci, no? Le fibre lente, e che le fibre intermedie non si sa dove, no? come che cosa fanno, se a un certo punto, facendo determinati tipi di lavoro, si spostano verso le fibre veloci, eccetera. Comunque resta il fatto che bisogna lavorare sulla rapidità dalla giovanissima età. Così come fondamentale è operare nella mobilità articolare subito, immediatamente, sin dai 5-6 anni, è fondamentale operare in tal senso. Io ho avuto dei giocatori, uno si chiama Lauro, che ha allenato un ragazzo che era bravissimo, bravo a scuola, molto intelligente, piedi straordinari come rapidità, come, no? E che però aveva un problema, aveva una mobilità della coxa femorale molto ridotto, ed era impossibile già poterlo migliorare quando già aveva 16-17 anni. E quindi sì, ha giocato in Serie A 4-5 anni, poi insomma non ha smesso, perché evidentemente ciò comportava anche problematiche di ordine anche di efficienza proprio, no? Che causava proprio dei malanni anche a livello articolare e muscolare. Ecco, tenendo presente questo diagramma, no? che tra l'altro io ritengo che questo diagramma lo dovrebbe anche avere il ministro della pubblica, il ministro dello sport, la Vezzari, in questo momento. Io ci ho parlato e gliel'ho mandato, gli ho detto: guarda, questo devi fare, devi tenere conto di questa cosa qui quando devi fare i nuovi programmi per attivare per operare nella scuola primaria. Ecco, difatti in Italia si disattende, no? Si disattende un po' questa necessità. La scuola italiana non fa nulla per i giovani dai 6 ai 10 anni, no? Questo lo sappiamo tutti, diversamente da come accade in molti paesi al mondo, no? Si rimedia come? Si rimedia fruendo dei sodalizi sportivi, no? Che praticamente però, insomma, non tutti hanno la sensibilità di poter operare facendo un'attività multilaterale, differenziata, no? Tendendo a sviluppare tutte le capacità, possibilmente tutte le capacità e le qualità fisiche del giovane. Quindi necessita rivisitare tutti i programmi motori della nostra scuola, ma anche nei settori giovanili delle società sportive. Appunto, come dicevo, con esercitazioni multilaterali, multidisciplinari, copiando quando avviene in moltissimi altri paesi. In pratica, che cosa fanno in Germania, ad esempio? La gran parte dell'attività è rivolta verso la ginnastica di base, no? Tutta la preacrobatica, eccetera, facendo uso di attrezzi semplici, piccoli attrezzi, come sono, no? I materassini, elastici, anche pedane, insomma quegli attrezzi semplici che consentono al giovane di sviluppare un pochettino tutte le parti, tutti i settori corporei. Necessita anche riorganizzare, no, cioè prevedere più ore per l'attività motoria giovanile. In Francia si superano 100 ore all'anno. In Italia soltanto 10-12 ore, laddove ci sono le sensibilità giuste.
un dato, parlo qui di quello che sta succedendo in Italia, no? La nostra è una delle pochissime nazioni dell'Unione Europea che, pur avendo indicato l'educazione fisica come materia obbligatoria, ha consentito nella scuola primaria la completa accessibilità di orario, per cui ognuno si raggiusta come vuole, e si finisce sempre per fare la solita partitella dopo qualche piccolo esercizio a corpo libero. Sappiamo che cosa si fa nella scuola. Il problema comunque non è soltanto degli insegnanti, no? che in qualche maniera cercano di barcamenarsi, ma sappiamo bene che molti attrezzi nelle scuole sono stati eliminati proprio per evitare che succedano incidenti, e sappiamo che l'avvocatore di Stato non aiuta poi i docenti, quelli devono spendere anche propri denari per gli avvocati e cose di questo genere. Altri paragoni possiamo farli, no? In Irlanda, ad esempio, l'orario medio è di minimo anno di 37 ore, in Francia, come abbiamo detto, sono 100, occupando circa un decimo, il 10% della didattica, in Germania sono 80, 70 in Danimarca, eccetera, eccetera. Scusatemi questa parentesi, torniamo subito al calcio. Ecco, anche il mondo del calcio nulla fa per stare fasce d'età, no? I genitori portano i ragazzini di 5, 6, 7 anni a giocare a calcio nelle varie società, e che cosa si fa? Si gioca con i piedi, con la palla, eccetera. Sono rarissimi. Io so di qualcosa che viene fatto, insomma, a Roma qualcosa viene fatto, mi sembra che qualcosa viene fatto a Udine, qualcosina si fa a Milano, ma non più di tanto. Anche per la maggior parte delle società sportive di federazioni diverse domina la specializzazione precoce, ecco, che diventa a sua volta un fattore limitante per la crescita dei nostri giovani. Tutto questo lo riscontriamo dove? Io qui ho scritto: ci sarà un motivo per il quale, nonostante accademie e disponibilità economiche, no, perché ad esempio il rugby, no, comincia ad avere disponibilità anche economiche, crea le accademie, quindi recluta tantissimi giovani, eccetera, eppure sono anni, ormai sono 10-12 anni che partecipa al torneo delle Sei Nazioni, ma non riesce a vincere una partita. Cioè io me lo chiedo, penso che così tutti ce lo chiediamo, no? Anche la vittoria degli europei di calcio non ha convinto molti circa la rinascita italiana della disciplina, dopo che eravamo rimasti esclusi sia dal torneo olimpico che mondiale. Vediamo in seguito che cosa succederà, se non è stato un caso, ma io personalmente ho qualche dubbio. Ecco, va bene, lo ripeto, bisognerà spendere parte dell'allenamento al recupero di capacità fisica con cicli di lavoro specifiche. Una di queste esercitazioni è per migliorare la propriocezione. Allora, non so se vi è capitato di vedere gli allenamenti che fanno anche addirittura i nazionali, e l'ho visto fare nel calcio, quei gesti dove si fa un saltello e si cade su un unico arto e si rimane in equilibrio per qualche istante. Non so se vi è capitato di vederlo. A me fa sorridere, fa anche una certa tristezza. Rispetto a quello che facevamo noi da giovani, no? Io mi ricordo, da noi qui ad Ascoli c'è una montagna che si chiama Colle San Marco, dove noi andavamo di corsa, era una montagna che sta a 650 metri, correvamo su quei viottoli fatti di ciottoli semicoperti dal terreno, per cui i piedi dovevano, no, appoggiarsi nei punti giusti per poter spingere e correre, no, trovando le soluzioni migliori. Cioè, la nostra infanzia è stata tale per cui, onestamente, a 15, 16, 17 anni, 20 anni non avevamo bisogno di fare esercitazioni per la propria percezione. E se invece pensate che
Io sono stato all'Aquila tempo fa, no, a Urbino tempo fa, e ci sono quattro locali, ne hanno 10 a disposizione, quattro locali sono dedicati all'esercitazione della propriocezione. Ed è una cosa che in qualche maniera intristisce vedere una cosa del genere. Ecco, importante, lo ripeto ancora, è dare in particolare interesse alla rapidità dei gesti motori, sia la motricità generale che specifica del gioco del calcio. Inizia in queste fasce d'età i primi test connessi alla rapidità, nel muoversi, alla condizione, alla coordinazione motoria, alla flessibilità, all'efficienza fisica generale. Ecco, i test che si fanno soprattutto in questi anni, o almeno che noi avevamo inventato lì, inventato fino a un certo punto perché attingevamo anche ai lavori fatti dai nostri colleghi, fatti al CONI, fatti insomma in diverse occasioni, ad esempio un test di 10 metri con ostacolini molto bassi, ma parlo di ostacolini alti 5 centimetri massimo, no? Distanti 1 metro l'uno dall'altro, con 2 cellule fotoelettriche sia in partenza che in arrivo, si spiegava ai ragazzini che passando attraverso le cellule fotoelettriche scattava il cronometro e si chiudeva nel momento in cui tagliavano le altre due, il filo ideale di luce delle altre due cellule fotoelettriche al termine dei 10 metri. Inizialmente questi ragazzi andavano piano, non sapevano farlo, cioè non hanno il senso della rapidità, il senso dell'essere rapidi, veloci. Poi spiegandolo, insegnandolo, eccetera, i progressi sono notevoli, molto. Molto, molto bello vederlo. Ci sono test di destrezza e condizioni di efficienza fisica, i test di flessibilità del radice, del cosco femorale, sono classici esempi, eccetera, ma che però danno subito un'idea dell'efficienza dei ragazzi. Ecco, questo è un test di destrezza e di valutazione dell'efficienza fisica generale, sono i famosi 3 ostacoli, penso che lo conoscete bene, no? Si deve saltare sopra e passare sotto ad ognuno, no? Partendo prima da un tappetino, dove si fa prima una capriola, poi si passa su un ostacolo, su un altro, eccetera, e si ritorna facendo una capriola e si cronometra il tempo. Ecco, più avanti con le categorie con i più grandi, eccetera, si comincia a fare uso della pedana di Bosco, no? Per il semi-squat, giamba, contromovimento, giamba, rimbalzi, l'ergopower, con i quali si evidenzia appunto l'elevazione, la differenza tra lo sport jump e il contromovimento jump, tempi di contatto dei piedi a terra e rimbalzi, il rapporto della forza con la velocità. Sono test importanti, sono anche notizie, no? Rappresenta anche una presa di coscienza per i giovani e quindi insomma un parametro per poter rendersi conto di come migliorano, di come vanno avanti. Poi insomma, ci sono i classici test, quelli test di Cooper, che questo lo conosciamo tutti, no? Si tratta di fare 12 secondi di corsa, possibilmente su una pista da atletica oppure su un percorso ben definito, no? Ecco, per gli atleti di buon livello, gli atleti di prima squadra, insomma, i maschi possono arrivare anche a 3.700 metri, questi sono i più bravi, quelli eccezionali. Insomma, intorno ai 3.000 metri, già insomma, il test è abbastanza buono, insomma, discreto. C'è il test dello yo-yo, no? Sui 20 metri, sulla base, cioè, praticamente è una prova a navetta con tempi dettagli da un audio, da impulsi detti da un audio. Si può calcolare anche il volume massimo. L'età, il secondo gruppo, si dovrà agire soprattutto sulla forza rapida per i giovanissimi, la forza veloce ed elastica per gli allievi, gli juniores, la resistenza alle forze dell'espressione rapida ed elastica per gli juniores, l'incremento della forza di base in tutte le sue espressioni, in tutti i settori corporei, l'incremento della resistenza generale e periferica, il mantenimento delle capacità di flessibilità, eccetera, eccetera. Ecco. Utile a dotarsi di metodi e mezzi dell'allenamento capaci di migliorare in contemporanea più capacità fisica. Sono le esercitazioni famose a circuito,
poi dopo ve le faccio vedere, voi capite che nell'allenare anche una squadra primavera, in genere si hanno a disposizione 45 minuti massimo, e quindi bisogna in quel poco tempo rendere, non sprecare un minuto e renderli funzionari ad esercitazioni che, tramite i quali si vuole raggiungere determinati obiettivi. No? Si possono fare circuiti di forza resistente, no? E poi dopo vi faccio vedere. Ci sono esercitazioni neuronali, ad esempio gli esercizi su campetti ridotti dove i passaggi avvengono con un tocco o massimo due tocchi alla massima rapidità. Si fanno salite breve per la forza e la capacità lattacida, le salite lunghe anche per il lavoro lattacido, la forza e la mobilità e la flessibilità articolare, questa sempre presente, no? Necessita essere diffidenti, ecco, questa è una cosa importante, una cosa che si riscontra in questi ultimi anni, no? Vi è una contaminazione anche nel mondo del calcio, non solo nel settore giovanile, ma anche nelle prime squadre, no? Del fitness. Purtroppo dobbiamo riscontrare che molte facoltà di scienze motorie, cioè diventa più importante acquisire nozioni che possano servire appunto per il mondo del fitness, che dà lavoro, che dà occupazione, eccetera, e tralasciare invece quello che è il mondo proprio dello sport vero, eccetera. E quindi finiscono per contaminare i nostri ambienti con delle metodologie che sono risibili per chi invece vuole raggiungere determinati obiettivi. No? Io parlo ad esempio dei balzi e della corsa sulla sabbia. Insomma, mi dite voi, un calciatore che cosa deve fare sulla sabbia? Sappiamo tutti che se si fanno gli esercizi ad esempio dei balzi sulla pedana di bosco, con il contromovimento la media, diciamo, tra i calciatori è intorno ai 45-50 centimetri. Se lo stesso esercizio lo si fa nel periodo invernale, quando i campi sono umidi, quindi c'è stata pioggia, quindi il terreno è morbido, addirittura si può scendere di 10 centimetri. Questo a dimostrare che praticamente operare su campi morbidi determina anche una minore capacità di balzo e di salto e capacità elastiche della muscolatura. L'esercitazione della propriocezione, ne abbiamo parlato prima, insomma, no? Vedere un atleta di una squadra di Serie A, eccetera, fare gli esercizi per la propriocezione, insomma, è un po' avvilente. Anche ad esempio le esercitazioni per non so se avete, io una volta mi trovavo a parlare in un convegno e parlavo appunto delle esercitazioni che servono per migliorare le capacità, cioè la funzionalità del corpo, no? Oggi si adoperano anche questi termini, significa la parte centrale del corpo, gli addominali, i dorsali, gli obliqui, eccetera, no? Ecco, ancora oggi, se si interrogano alcuni ragazzi, alcuni laureandi addirittura, non parlano mai di hip thrust. Questo muscolo sembra uno sconosciuto, mentre invece è un muscolo fondamentale, importantissimo. Una delle mie prime esperienze che ho fatto nel calcio, c'era un problema, molti calciatori, molti atleti avevano problemi alla schiena, soprattutto nella parte lombare della schiena, e si chiedevano a tutti che cosa potessero fare per poterlo migliorare. E io avevo scoperto, a mie spese, perché sono stato un atleta, come avete detto, e ogni tanto mi capitava qualche fastidio, qualche infiammazione, eccetera, e cercavo in muscolare, soprattutto il tendineo, e cercavo in qualche maniera di curarle. Come ho risolto la faccenda? Facendo delle esercitazioni in iperestensione dorsale, no?
praticamente gli atleti mettevano i piedi ancorati nel primo piolo della spalliera. Si sedevano vicino sopra uno sgabello e cercavano di scendere all'indietro fino a toccare con la testa il terreno, quindi facendo un bell'arco. Questo esercizio non è possibile all'inizio farglielo fare con una certa decisione, con una certa veemenza. Devono farlo lentamente, scendendo e salendo senza soluzione di continuità, senza accelerazione di sorta, soprattutto nel cambiamento di segno, quando dal punto più basso devono risalire. Inizialmente addirittura lo dovrebbero fare con un aiuto, piano piano, lentamente, no? E ho potuto constatare che è un esercizio che giova moltissimo, no? Giova moltissimo. Beh, molti studenti delle facoltà di scienze motorie mi dicevano: no, il nostro docente ci dice che lavorare in iperestensione per fare gli addominali può essere dannoso, può essere pericoloso, eccetera, eccetera. La stessa cosa, ad esempio, la dicono quando dobbiamo fare degli esercizi per i dorsali, dove dicono, molti dicono che non bisogna mai superare l'orizzontale perché poi può essere dannoso. Allora mi dovete spiegare che cosa deve fare il giavellottista nell'azione finale di lancio, quando no, le anche entrano e formano un arco evidentissimo, oppure lo schiacciatore della pallavolo che quando va in alto si inarca per poter effettuare proprio la schiacciata. No? Ecco, sono queste cose, sono questi settori muscolari che vanno allenati con una certa sapienza e con una certa conoscenza. La stessa cosa, ad esempio, gli esercizi con elastici, no? Che cosa fanno certe volte? Prendono gli elastici e sfruttano l'elasticità, appunto, scusate nella doppio senso, per poter accelerare e quindi incrementare, essere costretti ad accelerare, quindi aumentare la propria velocità di accelerazione, no? Ma la cosa... La cosa sembra risibile, almeno per molti di noi è risibile. L'accelerazione la si migliora facendo invece la corsa con il traino. No? Aumentare la velocità con gli elastici significa soltanto esercitarsi sulla frequenza, possibilmente. Ma la frequenza la si fa senza l'uso degli elastici. Lo fanno tutti nel mondo dell'atletica, si fa questo proprio, si lavora proprio sulla frequenza per migliorare l'agilità nella corsa, quindi la tecnica, eccetera, eccetera. Ah, ecco qua, questo è un circuito, mi ascoltate? Sentite? Pronto? Pronto? Mi ascoltate? Vai, siamo sentiamo. Questo è un circuito di forza resistente, vedete? Sono 10 esercizi da farsi. No? E vedete, ci sono le immagini, ovviamente all'inizio sia il numero delle ripetizioni, cioè che cosa si fa? Per ogni esercizio si fanno 20 secondi di lavoro e 30 secondi di recupero. Il recupero praticamente serve per poter passare all'altra postazione, no? E quindi prepararsi per fare il secondo. Si inizia con 20 secondi di lavoro e 30 secondi di recupero e si fanno prima due giri, il primo allenamento, e si arriva fino a tre giri con recupero di 3 minuti tra un giro completo e l'altro. Dopodiché si passa a 30 secondi di lavoro e 30 secondi di recupero facendo sempre due e anche tre giri con recupero sempre di 3 minuti. Ebbene, i ragazzi lavorano per circa 40-45 minuti ad una media di battiti che è intorno ai 160 battiti, 150-160 battiti, perché al termine del giro arrivano 180, anche a 190 battiti al minuto. Dopo 3 minuti sono anche più bassi di 120 battiti al minuto e quindi possono ricominciare. Io vi garantisco che questo è un lavoro straordinario. Non so se chi di voi lo sa, ma questo è un lavoro che faceva Dal Monte con Maradona. Ma ecco, Maradona si allenava soltanto facendo questo tipo di lavoro. E mi ricordo che lo faceva fare nella nostra palestra quando veniva qualche volta all'acqua cedosa.
Sono esercitazioni fortemente condizionanti, che quando iniziano i ragazzi sembrano stravolti, no? Poi pian piano invece si rendono conto che migliorano con molta rapidità e con molta efficacia. Vedete, sono esercizi che riguardano un pochettino tutte le parti del corpo, vedete, tutti i settori corporei. Ecco, la prima squadra. Che cosa bisogna fare con la prima squadra? Quando è necessario il ripristino dei livelli condizionali proprio di ogni atleta, no? Questo è un lavoro che si fa nel periodo di ritiro precampionato. Accompagnato si fanno determinate attività che dopo vediamo, con l'aggiunta di test motori e per la valutazione delle capacità fisiche. Cosa bisogna fare poi? Bisogna mantenerli in salute, in buona condizione fisica, bisogna mantenere un livello standard, no? Cercando di non avere assolutamente la pretesa di migliorare qualcosa di quello che c'hanno. Bisogna farlo sì, ma in maniera timida e con molta prudenza, perché sono atleti che hanno degli equilibri loro, no? Io una volta feci fare ad alcuni atleti, una capriola che finiva poi con un salto, no? Non so se avete presente, no? Si fa una capriola in avanti, poi non è che ci si ferma, ma al termine della capriola no, i piedi giungono a terra e si fa un salto verso l'alto. Beh, insomma, è successo un casino perché praticamente si tratta di fare uno squat jump partendo da caricati. E questo scombinava tutto, avevano tutti i problemi agli adduttori, i problemi ai glutei, eccetera, eccetera. Quindi quando si cerca di fare qualcosa di nuovo, bisogna sempre farlo con molta prudenza e con molta delicatezza e attenzione. Ecco, un'altra cosa che bisogna fare è la prevenzione agli infortuni. No? La prevenzione agli infortuni può essere fatta anche ad esempio, con una diaco, con una. Come si chiama? Con delle valutazioni tramite apparecchi che controllano l'attività elettrica muscolare. Ad esempio, si riesce a vedere, ad esempio, l'entità della funzionalità di settori muscolari e vedere se ci sono degli squilibri tra loro, no? Tra agonisti ed antagonismi, soprattutto per quello che riguarda i cosiddetti muscoli fusiformi che scavalcano più articolazioni, sono più delicati perché sono quelli che funzionano, si contraggono ad impulsi e non si contraggono per tempi più lunghi, come accade ad esempio per il sole o per alcuni. Operare sui muscoli particolarmente resistenti allo sforzo, se così posso dire. Bisogna fare molte attività, bisogna curare molto l'attività di ristoro e soprattutto saper recuperare gli atleti dagli infortuni. E una cosa importante è quella di programmare tutto possibilmente su esigenze di ognuno, quindi fare programmi di allenamento individuali. I mezzi dell'allenamento, il riscaldamento. Si fa la corsa, andature, corsa calciata dietro, skip, rotazioni, abduzioni, adduzioni delle ginocchia, skip, slanci, eccetera, eccetera. Ma tutto deve essere programmato, ben preciso, per cui i ragazzi devono imparare, devono sapere che il riscaldamento devono fare quel determinato tipo di esercizi. Molto importante nel riscaldamento diventa lo stretching, no? Che può essere fatto, dobbiamo sapere, cioè lo sappiamo sicuramente, ma insomma lo ripetiamo qui, no? Io posso effettuare degli esercizi di stretching sia per la parte prossimale che per la parte distale della muscolatura. E dobbiamo curarle tutte e due.
no? Come vedete, ad esempio, ci sono degli esercizi per il quadricipite, per l'allungamento del quadricipite, che possono riguardare, a seconda di come lo faccio, se io ad esempio in una posizione retta impugno il piede e tiro verso il glutei il piede, allungo la parte prossimale del quadricipite. Se oltre a fare questo allontano anche il piede dalla schiena, non so, vengo a stirare soprattutto la parte prossimale del quadricipite. Sono cose queste importanti, che spesso non vengono curate. Ad esempio, bisogna rendere efficaci gli esercizi. Ad esempio, nel primo esercizio, questo sulla prima linea, l'ultimo esercizio a destra, che praticamente è una posizione di valicata, vedete che le mani sono completamente a terra. Ecco, inizialmente le mani possono stare più distanti, avanti rispetto alla linea dei piedi. E allora che cosa si fa? Si fanno poggiare le mani così a terra, un pochettino più distanti da come appare qui, e si fa contare fino a 10, cercando di tenere le gambe perfettamente distese. Dopo aver contato fino a 10, avvicinano un pochettino di più le mani alla linea dei piedi e contano ancora fino a 10. Ecco, bisogna dare indicazioni precise ed esatte, di modo che l'esercizio diventa efficiente, lo sarà sempre, perché ogni volta sanno quello che devono fare. Ecco, esercitazione per migliorare l'espressione della forza degli arti inferiori. Ecco, vedete, guardate, il primo esercizio, soprattutto con i ragazzi giovani, i ragazzi parlo di 16, 17 anni, eccetera, e si cominciano a fare questo tipo di lavoro. Quando si fa l'esercizio di semi-squat, non lo si fa fare con il bilanciere libero, ma lo si fa fare sempre sul castello, vedete? In modo che ci sono le guide e quindi non c'è il problema di equilibrio, sbilanciamento, eccetera. Lo si fa però soprattutto con un arto solo, cioè in maniera monopodalica. No? Monopodalica, perché il peso rimane lo stesso, no? Cioè il peso cosa succede? Che si può lavorare con un carico più leggero in tal modo. Però lavorando su un arto solo, no? Il lavoro è comunque impegnativo, ma si salvaguardia quello che è la schiena, no? Si salvaguardia il rachide, no? Ecco, questo è un esercizio che viene fatto su un solo arto in maniera monopodalica. E viene fatto, si scende, si sale senza soluzione di continuità. Però quando si termina la salita, no, non si deve, si deve anche effettuare la iperestensione del piede, quindi arrivare fino a sulla punta dei piedi. Un'altra cosa importante in questo esercizio è che non ci deve essere, cioè il piede deve poggiare completamente a terra, al suolo. Molti ci mettono degli spessori a scivolo, inclinati, eccetera. Ed è un errore. È un errore perché fondamentale per questo esercizio è il lavoro del gastrocnemio, non tanto del soleo. Voi sapete che il gastrocnemio, diversamente dal soleo, scavalca due articolazioni ed è il muscolo della rapidità, della corsa rapida, no? Dell'azione elastica del piede a terra, no? Del rimbalzo praticamente, no? Sapete che nella velocità pura, nella fase lanciata, il tempo di contatto del piede è 70-75 millesimi di secondo, no? Ed è quello soltanto ad opera per un'azione riflessa della muscolatura del gastrocnemio. Ecco, quindi questi sono particolari fondamentali. Vedete, gli esercizi si possono elencare, si possono far fare, ma diventa fondamentale come farli, al fine di farli diventare veramente efficaci. Il secondo esercizio, vedete, questo è uno step laterale su panca, possibilmente inizialmente lo si fa fare a corpo libero, però si può fare tenendo una piastra di un bilanciere di 5 kg fermo sul petto. Anche qui si deve fare senza soluzione di continuità, saltando da una parte all'altra, no? Non saltando da una parte all'altra, voglio dire, il piede di discesa, una volta il destro, il sinistro che scende a sinistra, una volta è l'altro piede che invece spinge sulla panca e che deve andare molto in alto.
Quest'altro è lo squat, è il semi-squat jump, vedete? Anche questo si fa senza soluzione di continuità. E poi si fanno esercizi soltanto per i piedi sempre sul castello. Quest'altro qui, vedete, lo squat completo sulla spalliera, vedete? Questo è un esercizio molto interessante. Questo è un esercizio che si fa, si scende tenendo sempre la schiena attaccata e la nuca attaccata alla spalliera, vedete? Scende sulla verticale fino all'accosciata completa e risale piano piano. Ecco, questo è un altro esercizio come quello dell'iliopsoas che bisogna fare senza soluzione di continuità e con molta calma, scendendo piano piano e risalire piano piano, inizialmente soprattutto va fatto in questa maniera. Questo è un esercizio straordinario, importante, che serve ad esempio per curare gli squilibri tra i muscoli del quadricipite e che sono spesso la causa di problemi del tendine rotuleo. Ecco, io mi ricordo che quando lanciavo ho avuto un problema, 2 anni mi è durato sul tendine rotuleo che mi creava dei problemi in partenza nel lancio, nell'azione del mio gesto atletico e non riuscivo a curarlo. Poi con un giapponese, e loro avevano fatto studi in merito, mi diedero questo suggerimento e vi garantisco che con una settimana ho risolto il problema al tendine rotuleo. Però e questo diventa anche pertanto un mezzo di prevenzione non solo per gli infortuni, ma anche in previsione di aumentare i carichi possibilmente, anche se non, anche per un atleta del calcio è sconsigliabile fare esercitazione a squat completo, ma in genere si fanno soltanto semi-squat, eccetera. Altro esercizio è l'affondo, questo è un esercizio importante soprattutto per gli adduttori e per la parte alta dei muscoli del bicipite femorale e dei glutei. Questo è un esercizio molto molto utile non solo per i calciatori ma anche per altre discipline. L'altro esercizio è il sollevamento del bacino dalla posizione seduta. Ecco, questo può essere fatto sia in questa maniera come compare qui con la gamba d'appoggio flessa, ma meglio ancora se lo si fa con la gamba quasi completamente distesa e deve essere fatto un esercizio in maniera molto rapida e in tempi anche abbastanza brevi di salita e di discesa, perché praticamente corrisponde a quello che è il lavoro del bicipite femorale, che è un lavoro il quale lavora sempre in azioni impulsive, ma in azioni lunghe, no? Ecco, quest'altro, le divaricate ad esempio, vedete, sono esercizi abbastanza semplici. Che cosa succede? Che si ruota completamente con le anche, con il busto, di 180 gradi, sia da una parte che dall'altra, rimanendo però sempre allo stesso livello di altezza delle anche, vedete? E questo è un esercizio straordinario che è di potenziamento e di stretching per gli adduttori. Quindi mentre si fa stretching si fa anche potenziamento, quindi si incide sulle fibre più profonde della muscolatura. Che succede? Perché si è ingrossato? Vabbè, ok, possiamo passare oltre. Che succede? Che è successo? Che Non è succede? successo nulla, non hai fatto altro che allargare l'immagine. E Adesso come è successo? Da solo, ha fatto tutto da solo? probabilmente vai avanti con la slide. Non mi va avanti. È un problema da te. Ecco, vediamo un po'. Ecco, sì, benissimo. Oh, queste sono le esercitazioni per migliorare l'espressione della forza degli arti superiori. È lo stesso discorso che facevamo prima, vedete? È soltanto che sono esercizi diversi che riguardano i settori superiori. Questo, vedete, nel mondo del calcio si trascura questo aspetto degli arti superiori, invece sono importanti anche loro. Sono importanti perché insomma, oggi insomma, il gioco del calcio è un gioco maschio, un gioco virile.
gioco di contatto dove bisogna avere anche una buona forza fisica per poter operare in tal senso. Ad esempio, no, vi faccio l'esempio, c'è un esercizio, no, che noi nel nostro mondo, che sembra appartenere esclusivamente al mondo della pesistica, il mondo del settore, non so, dei lanci, eccetera, che è l'esercizio dello strappo. Avete presente, no, l'esercizio dello strappo? Però non fatto in maniera olimpica, bensì fatto con la divaricata sagittale, no? Allora, questo è un esercizio che, se fatto, fatto fare ad un giovane di 16-17 anni, soltanto con una stina da 10 kg del bilanciere, quindi piuttosto leggero, e viene fatto correttamente bene, allora sviluppa la forza rapida dei piedi, la forza rapida delle gambe, la schiena, tutto il settore del cingolo scapolomerale, no? In più è un esercizio fatto in rapidità e in velocità, e quindi dà anche questa sviluppa anche le capacità di rapidità e di velocità. E quindi va a sviluppare quello che è anche la parte ormonale. No, noi, ad esempio, nel settore, nel mondo dei lanci, nel periodo di gare facciamo gesti di questo genere. Facciamo l'esercizio della panca, facciamo poche ripetizioni ad altissima velocità, quindi con carichi al 70-80% massimo. Perché? Perché stimolano anche la produzione del testosterone. Insomma, è vero, qui parliamo di ragazzi di 16, 17, 18 anni, ma già con squadre, con atleti della prima squadra, insomma, queste esercitazioni possono risultare anche utili. E poi, insomma, si prendono più piccioni con una fava, insomma, facendo anche esercitazioni di questo genere. Senza quindi poter accedere a carichi elevati, se utilizzare carichi elevati con carichi piccoli e medi, eccetera, si può anche ottenere dei risultati importanti. Ecco, il potenziamento delle capacità ricariche, quali sono i mezzi dell'allenamento? Si inizia soprattutto intorno ai 15-16 anni. Si inizia con il riscaldamento, con quello che abbiamo detto, quindi corsa, stretching, andature, circuiti contenenti base di esercizi, postura, flessibilità, eccetera. Seguono poi percorsi variegati, predefiniti su spazi all'aperto, che comportano salite, discese, slalom, scalinate, discese di suolo, un percorso fartrek, no? Praticamente dove non si cronometrano le variazioni di velocità, avvengono naturalmente perché si fanno, non so, in un bosco, in un percorso alberato, no? Eccetera, eccetera. No? Si prende soltanto il tempo che hanno impiegato per compiere il percorso, si controllano i battiti cardiaci all'arrivo, che devono spesso, per fare questo tipo di lavoro, raggiungere livelli di 180-190 battiti al minuto, e si controllano, già dopo un minuto si controlla il numero di battiti, cioè quanto sono scesi. La rapidità della discesa dà un'idea sulla condizione organica, fisico-organica del ragazzo. E poi in seguito, con la squadra primavera, si possono fare esercitazioni sui 1000 metri. Queste esercitazioni sui 1000 metri erano molto in uso negli anni passati, parlo di 15-20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa. Erano esercitazioni, alcune squadre arrivavano, soprattutto parlo in particolare del periodo di preparazione per il campionato, a fare addirittura 10 volte 1000. No? E vi garantisco che ci sono ancora qualcuno che ancora oggi propone un allenamento di questo genere. Invece bisogna non farne più di 3 o 4 al massimo e abbandonarli subito. Dopo la seconda settimana di preparazione precampionato già si abbandonano questo tipo di lavoro, per passare poi alla corsa con variazione di velocità, 30 secondi di corsa allegra e 30 secondi di corsa blanda, poi passare al 15-15,
no? Per un periodo, per tempi che vanno dagli 8 ai 12 minuti, si fanno fare due o tre serie al massimo, no? Per giungere poi a margine, proprio nel momento, quando si sta per cominciare il campionato e si continua anche durante il campionato, si fanno in genere serie ripetute sui 300 metri, percorsi con tempi che vanno da 52 a 55 secondi e con recuperi che in genere sono simili al tempo impiegato a farlo. Quindi è un lavoro che, visto così, sembrerebbe particolarmente impegnativo. In realtà un pochettino lo è, ma vi garantisco che una squadra primavera fa questo lavoro con una facilità e con una e dà la garanzia che organicamente stanno bene. Tutti quelli che ovviamente lo riescono a fare con una certa facilità. Ecco, a tali lavori vanno sommati i circuiti che ho detto prima, la forza resistente, centrale, periferica, eccetera, eccetera. Gradoni, basi, sprint, no? Ecco, sui gradoni ad esempio si fanno esercitazioni a piedi pari sui gradini, a piedi pari su gradoni, un solo piede sui gradini, solo piede sui gradoni, già qui diventa più impegnativa. Skip su gradini e skip sui gradoni, balzi sui gradoni con accosciata, balzi su ostacoli, bassi, alti, posti, variazioni, distanze, sprint vari. A proposito di quest'ultimo, questo qui sul basi su ostacoli, io ho fatto un esperimento con Scarafoni, un ragazzo che ha giocato con la Fiorentina, ha giocato con diverse squadre di Serie A. Il padre me lo portò, che era il coordinatore di educazione fisica di Ascoli Piceno, me lo portò e mi disse: senti, guarda, questo ha avuto la rottura di tutti e due i legamenti dei malleoli della gamba della caviglia destra. Il dottore mi ha detto che difficilmente potrà tornare ai suoi livelli. Guarda, ti chiedo, vedi tu, vedi quello che puoi fare. Dopo 6 mesi che stava con me, il ragazzo riusciva a saltare con un solo piede, quindi con un solo balzo, 4 ostacoli distanti 3,50 metri l'uno dall'altro. Ostacoli alti mezzo metro, quindi con un solo balzo saltava da un ostacolo all'altro, no? E dopodiché lo richiamarono subito in prima squadra e il girone di ritorno fece 9 gol e salvò addirittura la squadra dall'andare, cioè la fece rimanere in Serie A, perché insomma le cose andavano abbastanza male. Ecco, sulla velocità avevamo detto prima, tecnico di corsa, uso dei piedi soprattutto, ecco, vedete, ai ragazzi bisogna insegnare l'uso dei piedi con quella pedisseguità, con quell'impegno, con quella determinazione, no, che è simile a quella che Vittorio aveva con noi, ricordate, quando ci diceva cosa dovevamo fare con i piedi, con come andavano usati, eccetera, eccetera. Variazione delle frequenze. Lo sprint cronometrati, le salite, il traino, gli elastici a paracadute. Qui ci ho messo un punto di riguardo, perché questa è un'altra banalità, un'altra stupidaggine che vedo fare in alcuni ambienti calcistici. Ecco, questo ad esempio è l'allenamento della primavera nell'anno 2005-2006. È l'allenamento dal 22 agosto al 4 settembre, praticamente avevamo cominciato la preparazione. Vedete? Al mattino, vabbè, riposo, c'è il pomeriggio, riscaldamento, si alternano 2 gruppi, vedete, uno fa esercitazioni tecnico-tattiche, l'altro circuito di forza stazione, eccetera, eccetera. Quindi insomma, questo lo potete vedere tra voi, lo esaminare, eccetera. Io termino una cosa dicendo che l'allenatore, il trainer, è bravo, è quello che sa programmare, no? Ma soprattutto sa modificare quello che aveva programmato sulla base del riscontro, no? del feedback esterno, cioè da quello che i giovani mostrano di recepire, quindi di migliorarsi. Ok.